Perché c'è la crisi economica nel sistema capitalistico? Perché la produzione non parte dal bisogno, dalle esigenze dei lavoratori, ma dell'esigenza del padrone di realizzare maggiori profitti. Ecco, quando intravede di realizzare profitti investe, quando non lo intravede non investe più, fregandosene del lavoro che milioni di lavoratori perdono. Oggi noi ci troviamo dinanzi a un dominio assoluto dell'imperialismo sul mondo. L'imperialismo, lo dicevo prima, è una sovrastruttura del sistema capitalistico che sul terreno economico, politico, militare agisce a livello internazionale, al di sopra delle singole nazioni. Il capitalismo specificamente opera all'interno dei singoli paesi, l'imperialismo a livello internazionale, e si dà tutti gli strumenti necessari per poter operare. Oggi abbiamo le Nazioni Unite, abbiamo l'organizzazione militare, la NATO, tra gli Stati Uniti e i paesi dell'Europa, che oggi la NATO si è allargata anche verso est dopo la sconfitta dell'Unione Sovietica. Abbiamo la banca mondiale, abbiamo il fondo di investimenti, il fondo monetario internazionale, abbiamo associazioni del commercio internazionale. Sono tutte organizzazioni che sovrintendono al potere imperialistico sul mondo, al potere internazionale dell'imperialismo. Così abbiamo l'internazionalizzazione del lavoro, l'internazionalizzazione del lavoro, che significa ai giorni nostri che le aziende italiane chiudono in Italia, così come avviene in altri paesi, e vanno a aprire aziende in Cina, in America Latina, in Africa, dove il costo della manodopera costa molto di meno, perché lì la classe lavoratrice è meno organizzata che nel nostro paese, e dunque pagano il lavoro una miseria e hanno anche il vantaggio di trovare materie prime a un costo inferiore che da noi, poi producono lì e vengono a vendere in Italia, a partire dalle più grandi marche italiane, aziende italiane. Così da noi si crea maggiore disoccupazione, maggiore sudditanza dei lavoratori alla classe padronale. E dunque esiste oggi un super sfruttamento dei popoli da parte dell'imperialismo. Aumenta la povertà, aumenta la fame, aumentano le malattie, dunque le morti. Noi le vediamo anche dalle tariffe ufficiali degli stati borghesi, come nel mondo, anno per anno aumenta la povertà, aumenta la morte di tanti bambini per povertà, ma anche in Italia la povertà, in modo particolare negli ultimi anni, è in aumento. Io nei giorni scorsi si è aperta una certa discussione, si diceva, ecco, tanto per fare un esempio, no? Dice, ma perché a Napoli muoiono più persone di influenza suina rispetto al centro-nord? Almeno questo è ancora oggi in proporzione. Può darsi che nei mesi prossimi si invertirà questa tendenza. Io personalmente subito facevo una riflessione, perché questa influenza nasce dalle pessime condizioni igienico-sanitarie dei territori, no? Probabilmente perché Napoli, la Campania, il Mezzogiorno vive in un ambiente sociale più sporco che in altre zone dove i batteri possono più facilmente diffondersi e dunque contagiare. Non è da escludere questa constatazione. E viviamo anche un periodo di guerre. L'imperialismo è guerra, il capitalismo è guerra, perché
la guerra è un'industria che consente all'imperialismo di arricchirsi, innanzitutto arricchisce l'industria militare, e poi le guerre consentono all'imperialismo di mettere le mani su altre risorse, sullo sfruttamento di altra manodopera, sull'allargamento dei mercati internazionali. Questa è la natura e lo scopo delle guerre in atto in Afghanistan, in Iran, in Palestina, no? E in tante altre parti del mondo. E con sofferenze inaudite da parte dei popoli aggrediti, massacrati, e noi lo vediamo anche dall'informazione borghese attraverso la televisione, quali disastri, quali sofferenze vivono il popolo afghano, quello iracheno e quello palestinese, in un modo ancora più atroce. Nella striscia di Gaza abbiamo visto i massacri che ci sono stati. Dunque questi governi borghesi peggio degli animali, no? Nell'aggredire, nel sottomettere pur di ottenerne un rendiconto politico, economico di potere. Naturalmente per noi comunisti altra cosa sono le guerre di indipendenza nazionale, dove i popoli lottano per liberarsi dall'occupazione, dall'oppressione di una potenza straniera. Noi comunisti, noi marxisti-leninisti, noi diciamo che l'Italia deve uscire dalla NATO. La NATO è una macchina di guerra feroce dell'imperialismo. La Costituzione italiana all'articolo 11 dichiara che l'Italia non deve partecipare a guerre contro altri paesi. Dunque chiediamo che l'Italia esca dalla NATO e la NATO dall'Italia, con tutte le sue basi militari e anche atomiche che ci sono. Vogliamo noi questa sera ricordare, ecco, in modo particolare le sofferenze del popolo palestinese. Questi massacri atroci che ci sono da parte del governo israeliano col sostegno degli Stati Uniti e dell'Europa intera. Questo popolo ebraico che noi abbiamo compreso e a cui abbiamo espresso sempre il nostro dolore per il massacro compiuto da parte del nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma oggi proprio non possiamo che accusarlo duramente per quello che sta facendo oramai da 50 anni e oltre nei confronti del popolo palestinese. Si potrebbe dire che hanno imparato bene la lezione dai nazisti e oggi la stanno mettendo tragicamente in atto nei confronti di quel popolo martire che è il popolo palestinese. Bisogna dire un'altra cosa, che la presenza dell'Unione Sovietica, del mondo socialista, costruito nel secolo scorso, ha garantito circa 50 anni di pace all'umanità, perché il mondo socialista bilanciava un poco le iniziative di guerra dell'imperialismo, e abbiamo avuto un lungo periodo, ecco, in cui non ci sono state delle guerre su territori molto, molto vasti.